chiamo Noah Forlani, questo qui è il mio primo camp e una cosa che mi è piaciuta particolarmente è stata oggi alla staffetta, alle gare di corsa. Mi è piaciuto perché mi piace correre e il vento che mi arriva in faccia quando corro. Io mi chiamo Elia De Vaux, qua è il mio primo camp e mi è piaciuto un sacco l'allenamento con le spade. Abbiamo fatto degli esercizi individuali e a coppie e mi è piaciuto un sacco anche la barca, che abbiamo visto le piattaforme di metano che raccoglievano il metano e abbiamo dato a mangiare ai gabbiani. Ma dici Elia, perché mi sa che c'è qualcosa di particolare che ci devi dire per oggi, perché oggi che giorno è? Oggi è il mio compleanno. Ah, bene, che giorno è del calendario? 14 giugno. Allora auguri. Grazie. Ma ti abbiamo festeggiato? Eh? Ti abbiamo festeggiato? Cioè sì. Ti festeggeremo ancora magari. Volete fare un saluto? Bene. Ciao. 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 Io sono Nicola Mantovani, questo qui è il mio secondo camp. La cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente il giro in barca, soprattutto per il legame che ho costruito con alcune persone, ma mi sono piaciuti anche i tornei perché ho avuto modo di fare altri legami appunto sempre con più persone, anche con i miei rivali. Il mio nome è Giulio Zongago, questo è il mio primo camp di Vovinam e la cosa che mi è piaciuta di più è anche a me il giro in barca, ma non per gli stessi motivi, infatti a me è piaciuto per il cibo, il pesce era molto buono e... Perché mi è piaciuto il cibo. Salutate. Questo qua è un saluto formale. Potete fare anche un saluto. Potete anche fare un saluto più libero. Ciao ragazzi. Io mi chiamo Margherita, ho 15 anni ed è la mia seconda volta che faccio il camp di Vovinam. Una delle cose che mi è piaciuta di più assolutamente è veramente l'allenamento con la spada. Ho visto proprio come funzionano, ho rivisto come si facevano le basi di spada, mi ha aiutato tanto e mi aiuterà in futuro. E mi è piaciuto anche il giro in barca, soprattutto quando siamo andati sotto a fare discoteca, che eravamo tutti quanti a ballare assieme. Sono Clara, è la mia quarta volta che vado al campo di Vovinam. E tra le varie attività che abbiamo svolto mi è piaciuta soprattutto la gara di disegno e la gita in barca, ma anche il salto con i sacchi. Sei la veterana praticamente in questo caso, sei l'unica che ha fatto 4 camp. No, anche Martina. 4 ne ha fatti? Sì. Ah, volete fare un saluto? Ciao. Ciao. Ciao, mi chiamo Daniele, questo è il mio primo camp. L'attività che mi è piaciuta di più è stato, penso, il beach volley, anche ad esempio la corsa e anche l'attività in barca che abbiamo fatto, dove alla fine abbiamo ballato tutti insieme. Ciao, mi chiamo Martina, questo è il mio quarto camp. La cosa che mi è piaciuta di più è stato il giro in barca dove abbiamo ballato, il torneo di beach volley, ma anche le passeggiate serali. Quindi insieme a Clara tu sei la veterana del camp, abbiamo scoperto. Pensavo fosse solo Clara e anche te al quarto camp. Volete fare un saluto? Ciao! Chuck si gira, via. Chi inizia? Lei. Va bene. Ciao, mi chiamo Valentina, ho 12 anni ed è il mio primo camp. La cosa che mi è piaciuta di più è stato andare in barca, perché è stata un'attività diversa dalle altre, abbiamo visto posti diversi. Abbiamo visto le piattaforme, le cozze. Le cozze. I gabbiani che ci inseguivano. Abbiamo mangiato le sarde e le patate. Ciao, mi chiamo Alice, ho 13 anni, questa è la mia prima volta al camp del Vovinam e la cosa che mi è piaciuta di più è stato imparare un po' di spada e il tutruquien, ma anche la compagnia perché sono davvero tutti divertenti e simpatici. Lo rifareste sto camp? Sì. Volete fare un saluto? Ciao. Allora, quello che dovete dire è nome, se è il primo, secondo, decimo, ventesimo camp e poi raccontare quello che, anche... che vi è piaciuto. Anche? Cosa? Quello che vuoi fare, anche se lo rifaresti, queste cose qua. Se invece non lo vorresti rifare, non lo dire. Che... Ok? Poi si taglia.
Mi chiamo Elisa e è la prima volta che frequento questo camp. La cosa più bella è stata passare una settimana diversa dalle altre con persone nuove, anche maestri nuovi. E sulla parte di Bovinam ho imparato anche nuove tecniche che prima non conoscevo e ho conosciuto anche meglio i maestri. Farei molto volentieri questo campus. Meno male. È andata Elisa. Passiamo la parola a Chiara. Ciao, mi chiamo Chiara, è la prima volta che faccio questo camp e mi è piaciuto la gita in barca dove abbiamo potuto vedere gli allevamenti delle cozze, ma abbiamo anche mangiato il pesce. E la parte che mi è piaciuta di più è stata appunto dare le lische del pesce ai gabbiani e poi dopo anche appunto tutta la parte del Bovinam e che ho imparato delle nuove tecniche e delle nuove forme. E poi ho anche conosciuto delle nuove persone che non pensavo fossero così tanto simpatiche e quindi mi è piaciuto molto e lo rifarei. Cozze sono rimaste dentro. anche i metanodotti. Anche i? I metanodotti, alla fine. Avevi mai visto una piattaforma di estrazione, sì, metano prima? No. Tu l'avevi già vista? Io ero già salita su quella barca. Ah, eri già salita su quella barca addirittura, a posto. Quindi avevi già visto il metano, le cozze. Per me avevo fatto la disco. Niente disco, però avevi già mangiato le sarde fritte. Sì, però ce n'era anche di più, era anche molto di più quando eravamo salita. Io ne ho mangiate 40. Però vabbè. Il piatto era tanto. Ah, proprio. Sì, era proprio piatto classico. Ma volete fare un saluto? Ciao. Ciao. Ciao, mi chiamo Enrico, ho 12 anni, è la mia prima volta al camp e le cose che mi sono piaciute tanto sono andare in barca, perché è stata un'esperienza nuova che non ho mai fatto nella mia vita, dove abbiamo fatto anche la discoteca, il piano di sotto della barca, abbiamo anche mangiato del buonissimo pesce e delle buonissime patatine. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto di aver fatto lezione di Bovinam in un altro modo in cui ero abituato a fare io al CESCO. Ciao, io sono Jonathan, questo è il mio secondo camp. Le cose che mi sono piaciute di più sono state tutte le attività, tranne il basket, che mi sono quasi rotto un dito e sono dovuto andare al pronto soccorso 3 ore di attesa per nulla. Perché il tuo dito è sano, non si è rotto. Dito si può far vedere? No. Allora, non ce l'ho a far vedere, è un dito della mano, il medio, che noi ci fidiamo. Esatto. Adesso stai bene? Sì, sì. Meno male. Adesso mi fa meno male rispetto... Vi è piaciuto sto camp, quindi? Sì. Lo rifareste? Certo. Beh, ovvio. Volete fare un saluto? Ciao!